sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Venerdì. Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Eccoci, è stata un po' laboriosa la partenza perché si sta rinnovando i nostri studi, ma comunque benvenuti al TED del venerdì, quarta stagione, qui dagli studi di Sesto TV ampiamente rinnovati. E ovviamente i problemi un po' ci sono sempre e volevo subito dire alcune novità. Prima di tutto, intanto vedete coloro che non sono ospiti ma fanno parte integrante, volevo dire che da questa stagione del TED del venerdì si ricomincia questa collaborazione che a noi è sempre piaciuta perché siamo nati insieme con Piana Notizie. Stasera c'è Elena Andreini qui con noi, poi loro si alterneranno anche alla conduzione della loro parte e volevo ovviamente ripercorrere che quando si ricomincia questa cosa si ricomincia pensando a quello che è stato il passato, alle trasmissioni che abbiamo fatto insieme e soprattutto a Danielone Calieri che ci manca. Però insomma è sempre qui da queste parti, dai, diciamo in questa maniera, vero Elena? È sicuramente qui. Poi abbiamo iniziato, ti ricordi, no, dove abbiamo iniziato? In un piccolo locale, invece adesso insomma avete degli studi bellissimi. Per cui... Insomma, l'abbiamo tirato su, l'abbiamo fatto in un piccolo locale, però in quel locale ci si è lasciato un po' il cuore, anzi la Beatrice Corsi dice che quando ce la fa sarà anche lei, perché iniziamo al Dada Arte. Al Dada Arte era una cosa eroica, eravamo lì con tutto lo studio nella macchina del nostro grande regista Sergio Campostrini, che salutiamo, che è in regia, e si tirava fuori il tutto, si montava ogni cosa, era un po'... Ogni volta si invadeva proprio il Dada Arte. Si invadeva il Dada Arte, e lei, quello è stato un punto di riferimento notevole, però ci piace ricominciare perché ovviamente noi si è detto il Tè del Venerdì è un qualcosa di... un po' un talk show un po' semiserio, si faceva da spalla io e Daniele, ci si scambiava i ruoli e insomma era una cosa un pochino particolare e abbastanza interessante. Ora io però pregherei, Campostrini, siamo entrati nello studio virtuale. Allora okay. A questo punto, noi non sapremo mai qual è lo studio virtuale. Dobbiamo completare, l'unica cosa da completare è che ci manca un monitor davanti affinché possiate vedersi. Io mi vedo e siamo entrati al piano titolo nello studio virtuale. Qui inizialmente, allora poi c'è la nostra direttora, la Susanna Cressati, che è qui con noi, e poi c'è Giampaolo Gabrielli, perché oggi è il 4 novembre. Cioè non è che sia il 4 novembre la festa delle Forze Armate, è il 4 novembre per il problema del... Che è successo? Mi fanno degli strani cenni. Fanno degli strani cenni? No. Sì? No. No, perché dovete sapere che qui c'è Asdrubale Porcellotti, che ora fa da cameraman, poi entrerà anche lui da questa parte. E si faceva questo discorso con Giampaolo Gabrielli perché per il 4 novembre, anniversario dell'alluvione, ha realizzato un filmato molto bellino. Perché? No, qui ragazzi siamo... Si è peggiorato rispetto a prima. Cos'è, un problema ai microfoni? Perché dovete sapere, noi siamo l'unica emittente dove il regista a un certo punto entra in trasmissione e dice la sua. E dice quello che gli pare. Qui e noi tutto star può succedere. Qui tutto può succedere. Tutto può succedere, il titolo di una prossima, probabilmente di una prossima trasmissione. Tutto può succedere. Allora si diceva con Giampaolo Gabrielli, ha realizzato Giampaolo un filmato molto, molto bellino, insomma, bellino nel senso è interessante da vedere, che ripercorre i tempi dell'alluvione con le vecchie foto fatte a suo tempo a Firenze, andando poi a rivisitare gli stessi luoghi e facendo con un gioco di dissolvenze il paragone tra come è stata com'era la situazione 50 anni fa esatti, il 4 novembre del 66, e come ora in sostanza. Quindi io direi, se il mega regista è d'accordo, di mandare in onda il video che ho qui. È possibile? Non sento voci. L'uno.
è la telecamera 1, ecco. Allora, mentre si parla, Giampaolo può farci un po' una risata. Fatto il montaggio per cercare di collimare un po' i punti salienti, diciamo, sia della fotografia che del filmato, per vedere com'era e com'è oggi. Questo ricordo quello che si vede, perché io l'ho visto, sono stato alluvionato, perché ho vissuto in pieno tutta l'alluvione. A parte casa mia c'era solamente un metro d'acqua, ma comunque c'è chi è stato molto peggio. Io sto al sesto piano, però ho salvato la macchina, ho salvato perché era appena uscito dal garage quando ho visto l'onda che veniva dall'Unione. Io abitavo dove abito ora, in via Toscanini, ed era l'ultima casa costruita, dopodiché c'erano tutti i campi fino in piazza Puccini, e ho visto questo cavallone, no, che veniva verso di me, sono montato in macchina e sono scappato, ho salvato la macchina così. Beh, certo è stata un'esperienza notevole, perché io ricordo dell'alluvione alcune cose, principalmente il cattivo odore, perché girando per le strade, anche dopo qualche giorno, la nafta che aveva poi impiastricciato tutti i muri e tutto quello che era venuto fuori dalle fogne e tutto quello era stato portato dall'Arno, c'era un odore veramente indescrivibile. E questo è rimasto per tanto tempo, diciamo, nei muri, passando vicino ai muri tinti di nero, ecco, si sentiva questo odore acre di nafta, di altre cose. L'odore dell'alluvione, come i rumori si ricordano anche gli odori. Senti il regista? Beh, io una cosa per... Ecco, che poi mi ricollega quando ero bambino durante la guerra. Ecco, ho trovato durante l'alluvione, anche subito, un certo senso di solidarietà fra di noi, perché ci siamo aiutati tutti. Allora, chi non aveva... Io... Scarie le fanno paura. Proseguo? Appunto, dicevo, ho notato una cosa, la solidarietà. Io me la ricordo quando ero bambino, dopo la guerra, dopo i bombardamenti, quando ricominciò la vita a Firenze, ecco, c'era molta solidarietà fra di noi. Chi aveva delle patate le dava a chi non aveva, guarda, porta le patate al signore sopra, guarda, porta qui, ecco, come oggi, sì, sì, sì. Oggi, cioè oggi no, ma 50 anni fa, durante l'alluvione, ho ritrovato un flash di questa solidarietà. Ci siamo aiutati portando appunto l'acqua, portando quello che si poteva portare. Poi queste cose purtroppo si dimenticano troppo velocemente e si rientra tutti nel nostro giardino, nel nostro guscio. L'alluvione di Firenze, ma si deve parlare anche dell'alluvione, siamo nella piana, della piana sì, ci sono stati, sì, non solamente Firenze, Grosseto è stata alluvionata, sì, come Firenze. Tra l'altro, se non sbaglio, ecco, fu proprio prima di Firenze arrivò l'acqua. Sì, perché era già un pochino prima. Sì, sì. Io non c'ero, ma non perché non ero nata, non ero No, qui, ma mi hanno raccontato persone di Grosseto, che anche Grosseto e dintorni è stato per Lombrone. Si è salvato invece Pisa.
E ho sentito dire allora, che Pisa si è salvata grazie all'intuizione di un militare che disse di abbattere dei muri e quindi fece defluire l'acqua prima di Pisa. Senti, allora, dato che siamo su un forte ritardo, perché stasera si è cominciato, ovviamente quando si comincia la prima trasmissione è sempre quella che va a ramengo, ovviamente succede così. Io direi che bisogna ora far entrare anche gli altri ospiti su cui la puntata stasera si concentra. Noi lasciamo il posto. Sì, no, soltanto se Giampaolo. Vado? Vai dietro le telecamere. Vado dietro le telecamere. Bravo, sì, in regia, grazie. Vado in regia. E facciamo entrare Alessandro Fiorenzi e Deborah Bianchi, perché la puntata di questa sera, come si diceva, era una puntata fondamentalmente dedicata a tutta una serie di problematiche della rete. L'abbiamo intitolata, dietro suggerimento di Deborah, la sex, difficile, sex extortion. Perché ti dicevo di anzi, probabilmente si è detto in questa maniera perché dicendo estorsione sessuale poteva venire fuori qualcosa che sembrava a un gioco erotico, no? Allora c'è l'estorsione sessuale, no? Allora a questo punto si fa un'introduzione e poi volevo sentire un pochino anche, perché sia Elena che Susanna hanno a che fare in termini giornalistici con il mondo della rete. No, precisiamo, ma mentre... il mondo della rete. Allora, la Susanna in realtà ha cominciato a fare il giornalismo quando di rete proprio non esisteva, allora, assolutamente proprio non niente. Non esisteva niente. Io ho avuto dei colleghi che prendevano, non soltanto prendevano gli appunti a mano, ma quello lo facevo anch'io, ma scrivevano gli articoli prima a mano e poi li ribattevano a macchina, cose di questo genere. Non c'era neanche il fax, non c'era modo di mandare si fotografie. Dettavano però. Si dettavano, c'era un aggeggio che si chiamava dimafono, E c'era che una professione, la dimafonista. Esattamente, che registrava la voce e poi veniva ribattuta, ribattuto tutto a macchina, e poi veniva ribattuto dal telescrivente, e poi veniva ribattuta dal linotype. Era il metodo di composizione dei giornali, perché io sto parlando della carta, ovviamente adesso la carta è ampiamente superata, i giornali di carta sono in crisi di vendite verticali, e invece noi andiamo con la rete, non più nemmeno con i siti dei giornali e quindi col PC, ma andiamo con lo smartphone, questo è, diciamo, la, e quindi andiamo con i social e andiamo con la messaggistica, l'accesso alle informazioni attualmente, diciamo il grande boom di accesso alle informazioni è in questa direzione. No, la cosa bella di stasera è che sembra essere in piazza, qui si sentono parlate di tutti i tipi. Un bravo giornalista non si fa distrarre da niente. Noi si fa. Qui ci vorrebbe uno sbarramento d'acciaio per cercare di. Ma insomma, lasciamo fare, dai. È bello. Allora, detto questo, visto che abbiamo questi ospiti che poi dopo si presentano meglio, eccetera. Non sono ospiti, loro sono parte insomma, integrante ormai della nostra redazione, delle nostre attività. Detto questo, bisogna anche dire che bisogna stare attenti a demonizzare questo benedetto web, perché io ogni volta che vengo chiamata a parlare, anche da giornalista, eccetera, io mi occupo di sanità, no? Quando si occupa di sanità e si parla di web, cosa ti dicono? Le bufale, i vaccini, tutto quello che succede intorno a questo tipo di cose, mi sto occupando di questo perché devo fare degli interventi, eccetera. Però è anche vero che gli strumenti in sé sono, come dire, non è che sono buoni o cattivi, non è che il web è buono o cattivo, non è che i social sono buoni o cattivi, sono piattaforme, sono strumenti, e tutto sta a come poi le persone li usano, a come le persone si rapportano con le altre persone attraverso questi strumenti. È vero che cambiano le possibilità, le opportunità, cambiano le dimensioni, perché è chiaro che Umberto Eco diceva il web dà la parola agli stupidi, mentre che prima parlavano solo al bar dello sport, no? Ora è anche vero che la parola agli stupidi gliela dà la Costituzione italiana, che dice che tutti hanno diritto di parola, e che se uno è stupido e intelligente è la stessa, però è anche vero che è vero che le stupidaggini sul web hanno una risonanza, una persistenza, una diffusione e una così molto più ampi di quelle che potevano avere stupidaggini scritte sui giornali di carta,
che avevano e avranno sempre di più una minore diffusione, una minore autorevolezza. Anche perché poi sulla rete rimangono il giornale, no. Cioè, col giornale ci si incarta, col giornale il giorno prima ci si incarta le patate, il pesce invece sul web purtroppo rimane tutto, ecco. E purtroppo per fortuna, ma insomma rimane tutto e c'è una persistenza di tutto ciò che ci viene implementato dentro. E allora che dentro. Cos'è questa parola strana, no, in inglese va bene, avete coniato. Cioè, in realtà poi c'è anche il cyberbullismo dopo. Sì. Anche se ma quello chi non lo conosciamo, ma questo la sex extortion avviene quando si filma, allora, soprattutto all'interno delle chat, delle webcam o comunque anche di particolari social network che magari non sono Facebook, magari anche dedicate a queste cose, persone che si incontrano tutte e due dietro un computer, dietro la videocamera del computer, e uno chiede all'altro di spogliarsi, di fare delle cose particolari, particolarmente se l'altro guarda, registra tutto e chi è dall'altra parte pensa di aver avuto come un incontro, chiamiamolo così, virtualmente amoroso, se vogliamo dire. In realtà invece dall'altra parte c'è l'estortore che subito dopo che questo si è spogliato, si è fatto vedere, gli manda una bella email dove c'è scritto: senti bellino, se tu vuoi che questa roba non finisca nelle mani della tua moglie, dei tuoi figlioli, dei tuoi amici, eccetera, io ti chiedo tot soldi, oppure addirittura te lo chiedono in bitcoin, che è la moneta di internet, o se no io diffondo tutto. Questa è un'estorsione fatta sulle foto sessuali, insomma sulle pose sessuali, su queste cose qua, e è molto più diffusa di quanto si possa pensare. Ci sarà un modo per bloccarla? Il problema della rete, questo infatti ha toccato proprio il problema della rete, perché il problema della rete qual è? Il problema della rete è riuscire a bloccare il reato prima, cioè bloccare il reato prima in rete non è possibile, mentre invece abbiamo infatti ha toccato proprio il problema, cioè bloccare il reato prima che avvenga è impossibile. Il problema è riuscire a bloccarlo dopo, ma anche quello è abbastanza difficile. L'unica cosa è avere una cultura soprattutto digitale, abbastanza, insomma, un bagaglio, diciamo, che non sia indifferente e che appunto serve, anche le trasmissioni come oggi servono proprio a questo, cioè aiutare le persone a rendersi consapevoli che effettivamente ci possano essere questi rischi, e allo stesso tempo poi se il contenuto offensivo viene diffuso davvero, a quel punto lì ricorrere all'avvocato, al perché perito informatico, cioè a persone che in qualche modo ti possano aiutare. Il problema vero dei contenuti sul web o sulle messaggi di distance messaging tipo WhatsApp, Telegram, è che tutti noi o una buona parte del pubblico è convinta di avere il controllo di quello che fa. Io scatto una foto, sono convinto di averla nel mio telefono, registro un filmato, sono convinto di averlo sul mio telefono. Il problema è che questo non è vero. Nel momento in cui io scatto una foto e la mando ad un amico, la mando alla Deborah per via WhatsApp, quella foto entra in un circuito fuori dal mio controllo. Mentre ho qualcosa di analogico fra le mani, il film del negativo della foto, la foto stampata, comunque ne posso controllare la diffusione. Tutto ciò che è digitale è estremamente si diffonde in maniera estremamente rapida, ma esce rapidamente fuori dal controllo della persona. Prendiamo il tema
non so se avete visto il film di qualche anno fa, Sex Tape, in cui c'era quella coppia, dopo tanti anni di matrimonio, due figli, un po' di assopimento nella coppia, dice: una sera che riescono a lasciare i figli dai genitori, siamo da soli, cerchiamo di rianimare qualcosa, e per scherzo, per gioco, si registrano mentre fanno l'amore. Ora, il problema è che si registrano con l'iPad, e questo personaggio è lui che di tanto in tanto sostituiva gli iPad col suo account e li regalava agli amici, fa sì che quei filmati lì nel giro di pochissimo tempo siano diffusi tutti i 10 iPad che lui ha regalato, e passano una notte assolutamente improbabile alla ricerca di questi iPad per rientrare in possesso di quel filmato. Ecco, questo è il concetto più importante. Quando noi facciamo qualcosa con degli strumenti digitali, rischiamo di avere l'illusione del controllo, ma sicuramente non lo abbiamo. E allora a quel punto come facciamo? È riprendere il controllo, se non è impossibile, è estremamente difficile. È estremamente difficile. Siamo sulla diretta di una informazione che si discosta un po' da questa cosa qua, però se la regia mi manda in onda la prima pagina di Repubblica, è venuta fuori ora, è una cosa un po' che è maturata oggi, non ha molto a che vedere. Allora, sisma. La Santa Sede contro Radio Maria, offensiva e scandalosa. Sull'emittente il commento che avevano fatto: il terremoto e il castigo per le unioni civili. Ecco, questo è stato fatto da un prete che conduce le trasmissioni, è stata una cosa da cui tutti si sono dissociati, ma così come si fa per la rete, che la cosa viene diffusa, ancor di più viene fatto a livello via etere, che è ascoltata poi Radio Maria da centinaia di migliaia di persone. Insomma, questa è una notizia fresca di ora, in questi momenti, che è uscita fuori, dove c'è una presa di posizione del Vaticano, il quale dice, insomma, questi l'hanno fatta fuori dal vaso, se si vuol dirlo in termini... Però il tantam è virale. È virale, certo, figuriamoci. Sentito dire è peggiore, perché c'è un amico che mi ha detto che... La mozzarella di bufala, di bufale, quella blu. Dovrebbe essere una notizia buona, ma non lo è.
sì, è vero, è vero. Allora, però come ci si difende da queste cose? Cioè, il pensiero di un giornalista, ma anche di una persona che va sui social e che frequenta i social, che va sui siti, che frequenta i siti o la messaggistica, prendere per oro colato queste cose è pericolosissimo, no? E si stanno addirittura attrezzando piano piano, perché è un fenomeno, non dico recente perché ormai 2.0 non è recente. No, noi chiamiamo nuove tecnologie, ma ormai è un pezzo che sono nuove, però piano piano questo fenomeno è stato in qualche modo affrontato, e dire, ma come si fa a smentire, a destruttare queste notizie per cercare di arginare questa ondata di falsità che ci sta investendo? Allora, è estremamente difficile smentire una bufala, perché la smentita, se arriva, deve arrivare da chi è coinvolto in quel messaggio, che si tratti di una foto, di un film o di un'affermazione. La smentita deve arrivare in qualche maniera da chi è parte attiva o passiva di quel tipo di messaggio. Dopodiché, ed è difficile riuscire, magari gira all'insaputa anche della persona, perché se viene fatto un fotomontaggio la persona è l'ultima a saperla. Ci sono dei sistemi anche tecnologici? Ci sono, esatto, però uno bisognerebbe attivarsi una serie di allarme per tenere sotto controllo le notizie su di lui, le immagini e compagnia. Ed è estremamente difficile. Però la rete, come immette tanta sporcizia, perché questa alla fine è sporcizia che mettiamo, dà anche dei vaccini per difendersi, cioè si deve utilizzare la rete per verificare anche sui forum, sui social network, chiedere, informarsi e capire se quello è attendibile. Purtroppo succedono, con la stessa questione delle bufale, succede che le persone vanno ad acquistare iPhone o Samsung, telefoni che costano tantissimo, su dei siti dove costano la metà, pensando di fare un affare, dopodiché scoprono che hanno dato i soldi ad un conto corrente che è in Zambia, e da cui non rivedranno più quei soldi. Il fatto è che sicuramente c'è una reputation di quel sito che è conosciuta su internet, e se solo chi acquistava, invece di farsi abbindolare dal prezzo, avesse un attimino avuto capacità critica, avesse guardato e controllato cosa ne pensavano e cosa dicevano di quel sito, magari non ci sarebbe caduto. Così per le bufale. Questa è la terza cosa, siamo partiti dalla sex estortion. Allora, posso? Considerate, esatto, che tutta la parte di phishing, che è quel fenomeno più diffuso che tutti conoscono, è un fenomeno che ha dei volumi altissimi, il cui ritorno è intorno a, è sotto l'1%, ma è cioè l'1% di persone al mondo che risponde tante, e clicca. Allora, il phishing è una tecnica con cui io le faccio arrivare un'email in cui dico: sono la sua banca, ho bisogno, ho dei problemi tecnici sul suo conto, ho notato delle transazioni sospette, ho bisogno che lei mi dia delle certezze riguardo a questo. Quindi cortesemente mi dà il suo numero di carta, sono la carta di credito, mi dà il suo numero di carta di credito, sono la banca, mi dà le sue credenziali di accesso. E purtroppo le persone, quando si parla di stipendio, di conto corrente, di carta di credito, c'è una sensibilità molto molto alta, e quindi soprattutto nelle persone meno avvezze a questi argomenti, clic subito. Si scoprono piccoli errori. Questo stanno diminuendo sempre più perché i traduttori sono sempre migliori. Però si scopre che se arriva una mail dicendo di essere la banca Pinco Pallino, sopra il link su cui andiamo non è banca Pinco Pallino, è pippo.bruto.banca.pincopallino. Certo, occhio. Sì, quindi su ecco, questo punto qualcos'altro, quindi non è l'URL, l'indirizzo originale corretto della banca, bisogna essere critici. C'è un problema molto grande che si è posto fin dall'inizio, ma che non si è detto chiaramente: un problema di alfabetizzazione digitale.
siamo tutti grandi consumatori, pochi di noi, essenzialmente quelli che ci si sono coinvolti o ci lavorano, si trovano a poterne parlare con cognizione di causa. No, ci fanno, nel senso, ci fanno strani cenni dalla regia. C'è un microfono in terra. C'è un microfono. C'era scappato un microfono. Ecco. Scusate, posso fare una... Perché io fo il moderatore, fo quello... Anzi, fo il bravo presentatore, vero? Scusate, no, volevo dire una cosa, perché stasera si era partiti con un tema preciso, che era cyber, sex e social cyber. Poi ci si rende conto che quando si entra a parlare di queste cose si apre un universo. Allora... C'è la sete. Allora, io vi proporrei... Cioè, ora... Che c'entra, ora si continua a parlare e si parla specificatamente anche perché ci sono delle nuove notizie sul il cyberbullismo, eccetera, eccetera. Però dicevo, dato che questo è un universo senza pari, ci sta davvero, dato che noi siamo editori di noi stessi, una trasmissione ad hoc settimanale che parla sulle diciamo, parole del, ecco, che spiega e che parla così. Oltre naturalmente ai progetti, perché la Deborah Bianchi è vulcanica. Quando ci sa dei pensieri così, lei l'ha già elaborato e ci ha già fatto delle proposte di altre... no, guarda, veramente, sempre, no, ma in senso positivo, lo dico, oh, perché è un complimento. Sì, sì, lo so, grazie. Ma no, insomma, ma perché è un argomento, a me mi affascina, da vetero informatico, da uno che da 40 anni lavora nell'informatica dei tempi in cui un disco da 70 mega pesava 50 kg e oggi... con 64 giga io ho un telefonino in tasca, insomma, tanto per dire, beh, insomma, a me è un questo è un mondo che affascina, ovviamente, che affascina entrando anche nei meandri positivi e negativi, c'è tutto il discorso della deep internet, della dark internet da affrontare, quindi gli argomenti sono tanti e la gente ne sa poco. Allora, la proposta è anche quella di dire facciamo qualcosa ad hoc, specifico, perché ovviamente io credo ci sia un grosso interesse da questo punto a sapere. Volentieri. Questo potrebbe essere un elemento in più su cui parlare sullo sviluppo di tecnologie addirittura, perché si sa la verifica è un misto di cose che fa l'uomo, la persona, il professionista e anche però gli strumenti tecnologici che possono aiutare. Si sta addirittura studiando gli strumenti tecnologici, quindi automatici, macchine, cioè software che possono stabilire la veridicità e l'autenticità dei tweet con l'analisi del linguaggio eccetera eccetera, quindi ci sono delle cose che stanno sperimentando. L'importante è che però, se si trasponde sulla macchina che guida da sola non succeda come con la Tesla che ha sbagliato a prendere bravo, il cielo bravo, bianco con un camion davanti e ha fatto sfracellare vabbè, il conduttore. Okay. No, però con la Deborah la tecnologia porta dietro, l'evoluzione si porta dietro anche dei sacrifici. Deborah, però, tu hai detto una cosa all'inizio sul tema che avevamo appena, che è difficilissimo, ma al di là di comportamenti virtuosi che sono la prima cosa, no? No, non fare l'amore per l'amore di Dio, ma magari non firmarsi con la casa, ecco, firmarsi sì, con esatto. Che comportamenti virtuosi in quel senso lì. Cosa si può fare per difendersi? Perché altrimenti, cioè, ci sono dei metodi. Per difendersi dalla sex extortion no. E preventivi no. E successivi, però successivi è come appunto la vicenda della povera Tiziana Cantone. E noi sappiamo che Tiziana Cantone appunto è quella ragazza napoletana, insomma, che aveva fatto dei video hot e che poi lì vabbè c'era una sua volontà, purtroppo quello lì ha sbagliato. L'ha mandati a quattro persone, però l'ha mandati in una conversazione one to one, cioè stiamo vedendo appunto l'ultima notizia che riguarda questa cosa di questa povera ragazza, che il tribunale ha detto Facebook doveva rimuovere il video. Questo è di oggi pomeriggio. Questo infatti si riallaccia al discorso appunto che faceva Susanna. E lei appunto ha mandato a queste quattro persone questi video hot. Però queste quattro persone lei gliel'aveva mandati e basta, non le aveva, almeno da quello che risulta dalle carte e dai giornali, non le aveva autorizzati a diffondere questi contenuti. Mentre invece non si sa come
questi contenuti poi si sono ritrovati da tutte le parti. E allora ecco la condanna di oggi a Facebook, a dire che dovevo, una volta gli avevano segnalato la notizia, che questi o spezzoni o comunque anche frasi che dileggiavano la ragazza, perché poi il fatto è che quando un contenuto viralizza è come un cancro, cioè è una metastasi, è esplosiva, non la riacchiappi più. Allora il cancro, quando lo devi prendere? Lo devi prendere all'inizio. Cioè se te all'inizio tu stai, ti ho fatto una bischerata e tu vai subito da qualcuno che può aiutarti, che può essere un avvocato, che può essere un esperto informatico che ti dà il consiglio giusto, sono queste diciamo un po' le persone di riferimento, la puoi, sei in grado di tagliarla, di come dire, di bloccare la cosa. Però se aspetti del tempo, è come il cancro, va a metastasi, metastasi significa viralizzazione, quindi va da tutte le parti. Ecco perché è stato condannato Facebook oggi, per dire che una volta che gli era stato segnalato che questi contenuti erano sparsi da tutte le parti, doveva in qualche modo riacchiapparli e eliminarli, perché loro il modo di come dire, individuarli elettronicamente ce l'hanno. È chiaro che è un lavorone, non lo volevano fare, poi c'è il problema della censura, quindi è anche una questione di principio contro la libertà d'espressione, e ovviamente queste piattaforme ci campano sulla libertà d'espressione. Io, per l'amor del cielo, sono ampiamente per la libertà d'espressione, però quando purtroppo avvengono queste cose bisognerebbe un attimino pensarci due volte prima di dire no, questa segnalazione la metto da una parte e poi si vede. Ci sono varie polemiche su come loro, come questi tipi di piattaforme impostano i loro algoritmi, comunque non è proprio così libero e trasparente. Esatto, infatti questo è senz'altro vero, perché in effetti loro sono delle imprese, sono degli imprenditori, e quindi gli algoritmi li fabbricano, li elaborano per fare business, e per fare business hanno bisogno dei nostri dati personali e hanno bisogno anche dell'audience, come si suol dire, no? Se vediamo che questi signori per fare il loro business non ci chiedono un euro. Quindi quando noi andiamo al cinema, quando noi andiamo su una giostra, portiamo i bambini su una giostra, quando facciamo qualsiasi cosa, chi fa quel lavoro ci chiede un compenso. Per andare su un social network l'unico compenso che ci chiedono è disporre dei nostri dati, di quello che facciamo. Dici poco. Appunto, esporre dati, magari però, con dei giochi o dei quiz, però che nessuno so. Se lo pone questa domanda, cioè chi si pone la domanda in senso critico, perché devo dare il mio consenso? Come mai tutti questi ok? Vabbè, purtroppo è diventato un gioco talmente divertente e interessante che si dà il consenso a occhi chiusi. Consideriamo una cosa, finché è Facebook che porta avanti il tam tam delle immagini di questa ragazza, lo blocchi o lo puoi bloccare dopo, quindi azione posteriori, dove, e perché c'è un trattamento illecito di dati relativi alla vita sessuale di questa persona, per cui siamo nel caso più singolare e delicato dal punto di vista del garante privacy, e da questo punto di vista Facebook doveva e dovrebbe adeguarsi tempestivamente, perché ci sono comunque accordi transnazionali che c'è la possibilità di intervenire. Il famoso privacy shield. Esattamente. Il problema più grave nasce su quelle piattaforme di instant messaging che sono chiuse. Un passaggio di video su un gruppo WhatsApp piuttosto che Telegram o altri canali ancora più riservati. Ci sono delle app di messaging utilizzate dai giornalisti perché cifrate e assolutamente riservate. Può passare di tutto. Lì nessuno lo vede, però tutti lo sanno. Quelli che sono in quella community sono correi di quello che passa come corpo di un reato. C'è gente purtroppo che in questi gruppi posta delle immagini e dei contenuti veramente al limite, oltre che della decenza, anche della legalità. Argomento è interessante, però veramente. Un'altra cosa, perché anche qui via via che le notizie vengono avanti, vengono fuori le cose nuove. Vedete, Facebook ha iniziato se la regia ci manda in onda il computer che stiamo inquadrando una pagina, ecco, Facebook da quando ha iniziato la possibilità di fare i live, vale a dire di attivare in un post
una propria attività, ha avuto un grande esploit, ovviamente, perché ci consente di fare delle dirette dovunque siamo, eccetera. Però si stanno anche sviluppando questi discorsi del fake, cioè delle cose false in sostanza. L'altro giorno c'erano 250.000 visitatori online per una diretta, doveva essere una diretta dalla stazione spaziale, in realtà era una cosa registrata mesi fa, l'anno scorso. Sì, è vero, cioè, l'ho vista anch'io. Questa qui è ancora più bellina perché 6 milioni di visualizzazioni per una lampadina posta in vetta a un grattacielo a 600 metri. Ora, io posso capire all'inizio di internet quando ci si meravigliava perché ci facevano vedere la fotografia istantanea della tazza del caffè nell'università inglese per dire ha visto potente, cioè io faccio un click e vedo il livello del caffè se qualcuno l'ha bevuto o no. Ma che oggi ci siano 6 milioni di persone che si smaniano per una lampadina che poi è anche finta, insomma, una cosa, o perlomeno non in diretta, insomma, questo lascia molto a desiderare sul tipo di persone che frequentano la rete, in sostanza, ecco, siamo una massa di creduloni. Esatto, però c'è la volontà quasi morbosa di tante persone di voler partecipare. Certo. Quando uno si alza la mattina e trovi il post buongiorno a tutti alle 6:30 della mattina, buongiorno, scusate, un accidempoli, io alle 6:30 vorrei anche, certo, magari aspettare il suono della sveglia. Se non hai da dire qualcosa di più sensato, tutte le mattine alzarsi e scrivere buongiorno, una mattina sì, una mattina, certo, che senso ha? Vuol dire voler essere partecipi di una comunità o sentirsi partecipi di qualcosa che... Sì. Senti, io volevo fare una domanda all'Elena, perché l'altro giorno è venuto fuori una cosina bellina. Leggo una notizia su di voi e ho detto no, ma questa secondo me o gli hanno sbagliato loro di finta. Quella di senso unico, ora qui si salta i palanfrasca, ma sono, sul senso unico di via del campo sportivo a Sesto, che parte da dove c'è la piscina e viene in su in senso unico. Ora, io me ne intendo tanto di traffico, no? Però ho detto, ma qui gli hanno passato una notizia farlocca, insomma, no? Perché se doveva fare un senso unico, lo doveva fare in quell'altro senso. Era più ovvio, vero? E invece no, è vero. No, no, è vero, è fonte comune, comune di Sesto Fiorentino, perché di questo parliamo, e ci ha inviato la notizia, era talmente breve, che, insomma, uno si fida, cioè nel senso, lo può anche verificare telefonando a colui che ha scritto la notizia e che chiaramente è la fonte, ripeto, il comune di Sesto Fiorentino. È una delle notizie che sembravano finte, invece, sì, insomma, tutti, anch'io ci ho pensato, però ho detto, viene dal comune. Sai, stavo leggendo qualcosa su, in termini di verifica, no? Di procedure della verifica, che sul 2.0 sono molto più complicate, che, eccetera. Allora, c'è un, visto che siamo anche un po' tardi, sì, c'è un motto dei giornalisti, i famosi, quei vecchi cronisti, che dicevano al nuovo arrivato, no? Dice, se tua mamma ti dice che ti vuole bene, controlla. Comunque c'è questo, una cosa molto bellina l'altro giorno di un tizio che ha postato una cosa, il quale, non so, l'avrete vista anche voi su Facebook. Dice, ho applicato nella vita reale quello che viene fatto su Facebook, vale a dire quando uno la mattina dice buongiorno, mi sono svegliato, come sono felice, eccetera eccetera, dice l'ho fatto e l'ho trasposto nella strada. Allora sono uscito per strada e ho cominciato a chiedere e ho cominciato a dire per conto mio, dice, ah, stamani sto veramente bene, sono felice, ho fatto una bellissima colazione, poi ho chiesto alle gente che passavano lì, ma le piace questa cosa, mi mette il mi piace, no? Così, insomma, alla fine dei saldi dice, qualcuno mi ha seguito in questa cosa. Dice, due poliziotti e un infermiere psichiatra. Che stanno girando per la strada questa vera. Ma insomma, non ci siamo mai andato lontano. No, non è un pericolo. Io volevo, posso dire una cosa? Io volevo dire semplicemente questo, perché giustamente Susanna cercava anche di tirarmi fuori qualcosa sulle... qualche consiglio, diciamo, per difendersi. Allora, per difendersi, per quanto riguarda la difesa, se posso dare dei consigli, è che, allora, avete capito che non si può bloccare prima, purtroppo, quindi state attenti a non fare mischerate. Questo se è un volete, termine proprio da avvocato, esatto, fare mischerate. Ecco, sì. Ovviamente dopo, se avete riscontrato un problema di diffusione di un contenuto diffamatorio, lesivo, pornografico vostro o quant'altro, non vi vergognate, ma andate da qualcuno che è esperto e chiedetegli subito un consiglio, perché il web è come il cancro.
se te lo prendi in tempo riesci a rimediare, se non lo prendi in tempo va a metastasi e viene viralizzato completamente il contenuto e purtroppo dopo vengono dolori e la gente poi alla fine si ammazza anche, questo è bruttissimo. Allora sentite una cosa, perché oggi siamo partiti un po' in ritardo, quindi il nostro grande regista, io spero nella sua bontà d'animo che non ci tagli subito la trasmissione, perché insomma, però volevo a questo punto, fermo restando voi lì, che gli altri due ospiti che abbiamo stasera, abbiamo, è modesto, Asdrubale e Porcellotti, almeno no, fatti vedere Asdrubale, non puoi stare soltanto dietro la tele, e la Rossa e la Rossi, e da lei però volevo sapere anche una cosa un po' più seria, cioè dal suo impegno didattico. Sì, noi dobbiamo però andare, perché lo sai, abbiamo la macchina ferma lì che potrebbe diventare una zucca. Prima di andare via dici solo una cosa. Sì. Tra poco tu presenti un libro. È vero, io mi vergogno perché qui c'ho chi presenterà un libro, un vero libro. Io presento il mio libro, sì. Lo presento, ognuno ha nel suo. Quello della Susanna è una cosa seria. No, il mio. Sì, è vero, il 18 novembre alle 18 presento questo mio libro che è di venerdì alle 18. Alle 18, infatti vi ho detto non è venerdì 17, così alla libreria Rinascita a Sesto Fiorentino, si chiama Amore, pasticci ed altri guai, quindi capito, è un po' diverso da quello. Allora non lo sanno, no, quindi vabbè. Puoi dire che Susanna l'altro puoi dire prima mondiale no, perché ancora non ancora è misterioso, uscito, non ha fatto uscire l'editore niente, è sotto contratto, se non il personaggio, sì, quello l'ha fatto uscire su Facebook, quindi lo posso dire, il personaggio a cui è dedicato, che è Enrico Berlinguer, e dico poco. Questo si può dire, no, invece il mio è ambientato nella Piana, posso dire solo questo. Ma voi siete legati poi la Piana. Con la Sandra Nistri, che magari un giorno viene anche lei, bisogna presenteremo dei gialli giallo, perché qui ragazzi è una fucina, anche sembra immobile Sesto, ma c'è un'infinità di cose che stanno partendo, che sono interessanti. Allora, senti, ci si rivede la settimana prossima. Sì, ci sarò o io o un altro di Piana Notizie, perché in base anche alle nostre necessità, spero di esserci voi, io. Sì, 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 sì. Noi ci siamo ben volentieri, siamo. E che succede? Il regista. Va bene, allora ci sarò io. Comunque sì, ci saremo. Piano Notizie, ho detto, siamo ben contenti di essere qui. Ora dobbiamo lasciare. Io me ne vado. Rossella, vieni, perché lasciamo il lato. Il lato didattico della rete, cioè dal tuo punto di vista, molto brevemente perché ci sono problemi d'orario, ma sapere un pochino dal tuo versante la rete come viene vista e come viene utilizzata, ragazzi. Diciamo che a scuola ci sono molteplici possibilità, dal punto di vista didattico la rete è importantissima perché ci sono delle piattaforme per poter condividere i contenuti delle lezioni e i ragazzi si organizzano anche a tutti i livelli, insomma, dalle cose più semplici, cioè quella di consultarsi sui compiti, a quella di poter prendere le lezioni a cui sono mancati, a tutte queste cose. Naturalmente poi bisogna stare attenti, appunto, come diceva il nostro esperto, appunto, Deborah, perché poi ci possono essere anche casi di bullismo e che sono molto difficili da gestire, ecco, da limitare, insomma, quindi. E poi dicevi, scusa, posso dire dietro le quinte, ma non rivelo nulla, sto zitta, dicevi dietro le quinte, sì, che veramente si tratta di cose che poi potreste andare anche a danneggiare i ragazzi. Sì, 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 bisogna stare molto attenti, perché quando ci sono fenomeni, estremi di bullismo, allora bisogna appunto pensare prima alla tutela del minore, ecco. Dei genitori, delle classi che poi orientano, è una cosa che è venuta fuori a livello nazionale. Sì, lo so. I genitori che si organizzano in chat sulla messaggistica e cominciano a con WhatsApp. Sì, me l'hanno detto. Nel nostro territorio, io lavoro a Prato,
non ne ho esperienza diretta e non ne ho sentito neanche parlare in maniera, diciamo, di vicinanza territoriale, sì. Bene. Invece come genitore so che a tutti i livelli, colleghi e anche direttamente, il gruppo delle mamme o il gruppo dei genitori dei figlioli per la classe A, classe B, quella che hanno i gruppi, per sì. seguire tutte le attività che ci sono, per allinearsi, per dire anche tante bischerate, perché tanto dell'occasione per dire anche bischerate, perché poi c'è chi utilizza, abusa di uno strumento per... saltare il proprio ego, esatto. In sostanza. Sì, però diciamo, ecco, io volevo dire anche questo, cioè, c'è un mondo che io non lo sapevo, cioè tu mi hai detto ci sono tante componenti, no, non voglio che tu mi racconti il caso di Filippo, no, assolutamente. Che ci sono tante componenti, tu mi dicevi, bisogna stare attentissimi. Sì, no, bisogna stare molto attenti, appunto, perché quando si arriva a livelli di stalking e magari... diciamo, uno comincia a delineare la possibilità che ci siano dei profili che vengono, come si dice, insomma, ora non viene la parola precisa, insomma, che non sono quelli veri, e allora l'idea di mettere in piedi denunce è appunto... L'idea di mettere in piedi denunce... Debora, ma sei senza microfono. Meraviglio. La prima cosa è pensare alla tranquillità dei figlioli e dei ragazzi. Ecco, questo diciamo che è la finalità principe. Fa veramente onore. E quindi, insomma... Perché allora. È facile sollevare dei polveroni e questi polveroni poi... portano, diciamo, con sé spesso delle conseguenze peggiori del male, diciamo. Allora, ecco. Metà argomenti di cui si doveva parlare ovviamente sono rimasti, avendo visto la scaletta così, ma li riprenderemo prossimamente anche con quell'ipotesi che abbiamo detto di fare proprio una trasmissione dedicata a questioni di questo tipo, perché ci si rende conto che c'è molto... il grande regista Sergio Campostrini ogni tanto... potrebbe cambiare l'immagine di... Ancora no. Un attimo solo. Insomma, ragazzi, quando ci sono tutte le cose nuove è chiaro che qualche sbavatura c'è, insomma, questo è chiaro. Sì, perché siamo un po' ruspanti, vero? Le cose non troppo fatte bene. Oh, è rimasto l'ombra, il Porcellotti a Sdrubale, è rimasto dietro una telecamera lì, e almeno un minuto fatti vedere, caro a Sdrubale, anche perché c'è da presentare, e poi si chiude, c'è da presentare una futura trasmissione che sarà dirompente sotto il profilo proprio dei contenuti, che si intitolerà Qualcosa si inventa, vero? E tra l'altro anche lo slogan del mio campagna elettorale, è stato per anni il punto trainante del mio pensiero, diciamo, il Porcellotti pensiero, Qualcosa si inventa. Sì, ma quanti voti? Ma da 4 a 10. Beh, insomma, qualcosa si è inventato, insomma, non è facile fare una cosa. No, perché la novità di questa trasmissione è che sarà gestita a quattro mani, come si dice, da Sdrubale Porcellotti e da il professor Rudimentale, l'ideologo. Allora, i ruoli saranno, a Sdrubale Porcellotti è il tuttologo della trasmissione e il professor Rudimentale è il nullologo della trasmissione. E poi ci scambieremo i ruoli. Sarà una cosa, io credo, dirompente da questo punto di vista, insomma, anche perché bisogna... A Sdrubale Porcellotti c'ha una sua teoria a cui io mi sono associato, che quando si arriva a una certa età bisogna cominciare ad appartenere al gruppo dei grulli naturali, vero? Esatto. Ecco, grulli naturali. Perché qui ci sono strani cenni, cioè il nostro regista fa dei cenni strani, quasi compromettenti, non si sa bene. No, per rientrare nel discorso di prima, di bullismo, di sex bullismo. Ecco, i grulli naturali sono coloro che in sé hanno un certo tipo di ironia, di voglia di fare le cose, che quando siamo più giovani, ma se no si diventerebbe troppo seri, ecco, vero? No, come dice, quando si invecchia si imbischerisce, sì. È vero da una parte, no? Però l'importante è divertirsi senza cascare nel ridicolo, certo, senza esagerare, carità, senza essere carità. Volgari, però se si fa cose, diciamo così, che bene o male fanno sorridere anche qualcuno, a me fa piacere. E direi io per primo mi diverto a fare che il pezzo di cinema fatto nella Piana di Sesto, nel Pantano, quando ci furono le primarie del Movimento Sette Palle di Sdrubale Porcellotti, è un capolavoro di cinematografia. Neorealismo, diciamo.
diciamo. Non per nulla ero l'operatore, io e voi gli interpreti. E poi la Pantegana Film ha ripreso. La Pantegana Film doveva avere un nuovo slancio. Esatto. Allora, ora dobbiamo pressoché chiudere, ora ritorniamo un pochino più seri. Grazie Alessandro Fiorenzi, che non è soltanto occasionale in questa trasmissione, ma ovviamente farà parte, se ovviamente c'è la disponibilità di tempo da parte tua, perché è prezioso questo apporto. Deborah Bianchi, che deve ancora riprendersi una parte della scaletta che non abbiamo trattato, e purtroppo questo la faremo prossimamente. Poi si è avuto la Susanna Cressati, la nostra direttora, l'Elena Andreini è andata via, la Rossella Rossi che ci ha portato la testimonianza, quanta gente stasera ragazzi, Giampaolo Gabrielli che ora è dietro la telecamera, che invece prima ci ha parlato dell'alluvione, ci ha fatto vedere il proprio filmato, e Sergio Campostrini, che è stato forse la figura più presente in questa puntata di sesto del Tè del Venerdì, per tutta una serie di problemi che abbiamo avuto. Comunque sta un po' frullato, Ma Sergio Campostrini fa bene, perché ha inventato la figura che è la figura del regista, che però interviene pesantemente sulla trasmissione se qualcuno dice qualcosa non gli sta bene. Ecco, un regista da sbarco. Mi sembra un regista d'assalto. D'assalto, esatto. Insomma, questo, questa è la nostra combriccola. Vi ringraziamo per averci seguito. Faremo meglio la prossima volta in termini di audio, perché è successo qualche problema. E io direi a questo punto che il nostro regista può mandare la sigla. Grazie a tutti, alla settimana prossima. Da 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 da